Con un torcicollo devastante, bestiace, ci siamo, incredibile. Ma Iro, bentornati in questa nuova serata dedicata all'orrore, all'orrorifico. Una storia vera che tratta di un antennista che deve risolvere una questione importante, sistemare l'antenna di questa ente televisiva i cui pupazzi di questo programma, di questo show per bambini, balocchi per bambini, hanno preso vita. E ovviamente cosa fa un giocattolo quando prende vita? Cerca di ucciderci. È normale, è giusto. D'altronde noi fin da piccoli abbiamo concepito che i giocattoli sono atti alla violenza, servono a quello. Tu sfoghi la tua violenza sui giocattoli, sui pupazzi in generale. In questo caso i Muppets, queste sorte di marionette, decidono di farci un culo tanto, un culo quadro. Però noi non glielo permetteremo, anche se ormai l'hanno già fatto, mi dispiace. Ho la cervice, non ho la cervicale, ho la cervice. C'è un dolore cane, ragazzi, esattamente qua, dietro il cervelletto. Non so se lo sapete, io dispongo del cervelletto, un cervello un po' più piccolo, nascosto al di sotto. Non so se altri esseri umani lo hanno. Io ce l'ho e proprio lì mi fa male, mi fa malissimo in modo incredibile. Questo è la sintomatologia che ho dato al dottore. Mi fa malissimo in modo incredibile. E lui ha risposto: ah, beh, mi dispiace. Questo è il risultato, ragazzi, mi dispiace, però funziona così. Ma tranquilli, sto bene. Certo, se vomito, se giro la testa vomito, ma non importa. Classico. Brufen? No, che una drogheria questo canale? Per favore, non dire queste cose. Ma no, occhi tutta la vita, vaffanculo, che cazzo me ne frega. Tanto voglio dire, morfina, addirittura. Allora, bestiace, stasera si gode, però sono anche portatore di orrende e nefaste notizie. Oggi il Tigidino è un'edizione del Tigidino molto triste, ragazzi. In bianco e nero, direi. Mentre è rutto, però. È normale, si digerisce, si è esseri umani. Si sbaglia e si digerisce. Siete pronti? Siete pronti con la nuova ed incredibile, straziante edizione del Tigidino? Devo dire il TG5. Pronti? 3, 2, è 1, è morto. È morto colui che ci ha dato la canzone, direi, classica, ormai, che fa parte dei nostri cuori, di Shrek, All Star. È morto, ragazzi, è morto all'età di 56 anni, dice. Non so come, non so perché, ma ce l'avevano con lui. È morto, ragazzi. Incredibile. Mi dispiace, francamente, anche perché... vabbè che ascoltato, cioè, nel senso, le canzoni che ho ascoltato dei Smash Mouth sono 4, poi me ne frega un cazzo. Però, in sostanza, per me fa parte un po' di quello che è tutta la meraviglia di Shrek, no? Nel senso, cioè, da qui è partito tutto, dalla sua musica è partito tutto. Quindi un po' mi dispiace, ovviamente. Mi dispiace, nel senso. Tra l'altro avevo un pizzetto incredibile. E quindi, niente, ci ha lasciati così, come comparso e sparito. Un grande ricordo per questo maestro, un vero maestro, che è morto all'età di 56 anni. Per vecchiaia? Mi sembra strano. Detto ciò, altre nuove ed incredibili, entusiasmanti invece notizie che ci vengono, tragiche anche queste. Attenzione, perché se da una parte abbiamo appunto la dipartita di un personaggio che ci ha regalato una musica, c'è un'altra notizia, c'è un'altra notizia straziante che non so se il vostro piccolo cuore potrebbe reggere. Siete pronti? Ripeto, siete pronti? Ripeto, siete pronti? Io vi invito i più sensibili a sensibilizzarvi, a diventare più forti, figa, smettetela, il mondo là fuori non è rosa e fiori. Siete pronti? No? Ok, questa notizia, ragazzi, è devastante, eh? Ok. Elizabeth Olsen ha detto che è stanca di essere ricordata come Scarlet Witch. Dio, no! No! Poverina! Poverina! Poverina, perché? No! Vai un po' a cagare, vattene a fare in culo. Queste sarebbero le dichiarazioni di una persona sana di mente che dopo la cioè, come cazzo fai? Intanto vado a citare il grande Thanos, che nel momento in cui la vede per la prima volta dice: io non so neanche il tuo nome. Esatto, io non so neanche chi cazzo tu sia, non so che cos'altro tu abbia mai fatto, il tuo personaggio mi sta sul culo e francamente reciti di merda. Quindi, per l'amor del cielo, ringrazia per
quello che hai. Ma che cazzo vuoi? Io mi sono rotto i coglioni di sti attori che si svegliano e iniziano, però mi dispiace essere ricordato solo per Spider-Man, però mi dispiace essere ricordato solo per Iron Man, però mi dispiace per essere ricordato solo come Scarlet Witch. Ma va a cagare, cazzo. Ma vai a cagare, ma come si fa? Thanos aveva ragione, sì, ma infatti ho sempre tifato per Thanos, e per questo che Endgame lo definisco la più grande sconfitta dell'umanità. Morok, grazie mille, bestiaccia, rotto Valhalla. E quindi niente, bestiace, la faccia tosta, capisci? La faccia tosta. Poi, d'altronde, però, un'altra notizia che potrebbe sconvolgerci, che potrebbe effettivamente dilaniare i nostri spiriti, preparatevi, io vi avevo avvertiti. Uno speedrunner è riuscito a stare sotto la soglia dei 4 minuti utilizzando un glitch che coinvolge il corpo di Shadow Arts all'interno di una scatola. Cioè, lui non so come cazzo abbia fatto, ha finito il gioco uccidendola e infilandola in una scatola. Questo farà piacere alla Vale, che è perché Shadow Arts, cuore oscuro, scusatemi, è la sua acerrima nemica, non la sopporta proprio, e francamente a me fa semplicemente ridere. Tutto qui. È morta anche lei. Ma che cazzo è quello che ho pensato anch'io? Come sia possibile? Non ne ho idea. Fatto sta che ce l'hanno fatta, sono riusciti. Sotto i 4 minuti, ficcando il corpo di questa all'interno di una scatola. Ma cosa vuol dire? Cioè, come funziona? Non ne ho idea, non lo so. Magari probabilmente nel gioco è possibile concludere il gioco facendo due linee di dialogo e lo finisci al volo, immagino di sì. Non lo so. Poi scopriamo che Shigeru Miyamoto non piaceva il personaggio dell'elefante di Mario, la versione dell'elefante di Mario. Vorrei rassicurare il caro Shigeru che non piace a nessuno, quindi tranquillo. Poi non so che cazzo è successo alla Nintendo, ma non piace proprio a nessuno, cioè a nessuno piace questa immagine, è una cosa oscena, non dovrebbe esistere, basta Mario trasformato in animaletti pucciosi e carini. L'elefante, tra l'altro, è un animale un po' simbolo, venerato dai parigini, che infatti hanno elefanti per le strade, si sa, i parigini adorano gli elefanti e le vacche, giusto? Le francesi, ragazzi, sono... No? Ho sbagliato? Vabbè, siamo lì. Il Tibet, l'India, ma che cazzo ne so io, ragazzi, è un animale simbolo rappresentante del non lo so, non ne ho idea. Ultima ma non ultima notizia, scopriamo anche che allora in realtà ci sono 2000 notizie su Starfield, però ragazzi Starfield ci ha talmente rotto i coglioni che non ho voglia di portarlo avanti, francamente mi sono stancato, perché qua continuano a cicciare fuori delle puttanate, tipo lo sviluppatore che dice che non hanno fatto i viaggi, diciamo, hanno sostituito l'esplorazione spaziale con i viaggi veloci perché altrimenti ci saremmo annoiati. Beh certo, se il tuo fottuto gioco è vuoto, effettivamente sì, mi sarei annoiato, però diciamo che, vabbè, non è quello il problema, non sono i viaggi veloci il problema, non so, è proprio il concetto, è che manca qualcosa all'interno del gioco. Vabbè, insomma, hanno inventato un po' di balle per tirare acqua al mulino, così come la gente che inventa balle per giustificare il fatto che spende 12 euro al mese di Xbox Game Pass, lì come cazzo si chiama, o che ha speso 100 euro di gioco, quindi deve assolutamente giustificare il fatto che sia un bel gioco, quando in realtà è palese, chiunque abbia un po' di cultura videoludica sa che questo è il lavoro peggiore che la Bethesda abbia mai fatto, persino peggiore di Fallout 76 dal mio punto di vista, probabilmente dal mio punto di vista poi è oggettivo e ufficiale, però lasciamo perdere, ovviamente i gusti sono gusti, ci si può divertire con Fallout 77, con Starfield, così come un bambino si può divertire prendendo a calci una lattina o dei sassi, insomma è quel divertimento stile anni 20 che ci piace tanto, insomma in mezzo alle strade con il bastone e la ruota, il cerchio, che bello, ecco il tipo di divertimento lì, però insomma in sostanza io non voglio offendere nessuno, ovviamente il mio intento non è quello di offendere, è quello di ferire. E poi ci buttiamo sull'ultima notizia, ragazzi. Sappiamo che è uscito il trailer di Loki stagione 2, ma non lo vediamo adesso, lo vediamo dopo la giocata. Va bene? Così siete contenti. Immagino abbiate capito che a me Starfield non è piaciuto per niente. Immagino. Che mi è successo al braccio destro? È una protesi. Finisce qua il mio braccio. Questo non è il mio braccio, questo è una protesi. Una protesi super realistica. Realizzata a mano da dei bambini in Tibet.
Ah, allora vi saluto, bestiacce, vi saluto, i cordiali saluti. Intanto ringrazio Enologo di Fiducia, Andy Black, Alfa Zero, Mata Edu, Mat sì, ce l'ho fatta, Blue Blood Gear, pochi altro, Morok, Big Ivana e Peach Andy e Mon, I Am a Strange Guy e anche Suor Matilda, allucinante, Ruto Valhalla, bestiace, grazie mille per, le vostre, per il vostro supporto. Ma poi saluto anche gli altri, come ad esempio l'irreprensibile I Due Gatti che Battono. Ok, poi abbiamo anche Guerriera Celtica, Yale Sux, Andy, bestiace, Ruto Valhalla, grazie. Ergan Bull, Claudia Nebula, La Ragazza Arciera, ancora I Due Gatti che Battono, Pixie Dragon, chi altro? Bonini, Sera Elaborazioni? No, SR 38 Elaborazioni. Ma che è una società? Vabbè, un SRL abbiamo. Making Jean, Bambino Maximum, incredibile. It's Moonly, Paracetamono, I Due Gatti che Battono, ancora, basta! Carol, Elsin, ma perché è scritto in verde? Lo riesco a leggere benissimo. Piccione, Succisana, Piede Cremoso, Dio. Poi, Smerigliodonte, Metal Dios, Metallaro Rotondo e ultimo ma non ultimo e forse a detta della sua famiglia anche meno importante, chi c'è? Chi l'è? Fermi, Boni, il Franzone. Wow, bestiaccio, un piacere, un onore, ciao amico mio, incredibile, bentornati qua alla casa del Signore, che ripeto non è la mia, io la occupo, oggi Horror Night potente. Ah, tra l'altro, prima di iniziare, figa, mi sto dilungando tantissimo stasera, è che non ho voglia. Prima di iniziare volevo fare vedere due o tre minchiate, perché c'è... Allora, intanto venerdì non ci sono in live, mi sostituisce il maestro, però giovedì io ho questa roba. Anziché, come Horror Night, ritorna la serata Itch.io con... a salute! Con quattro giochi che ho scaricato, guardate. Mannequin, Redwood Lake Incident, Ted e Night People, sono tutti giochi che hanno come durata 15-20 minuti, quindi facciamo una sorta di Horror Night con tanti giochini. Quindi siateci giovedì alle 21.30, mi raccomando, bestiace, che ci si addaverte e immagino verrà fuori qualcosa di esilarante. Per voi, io soffrirò come un cane, lo sapete ormai, però... a voi che ve frega, Bon, giochiamo, dai, My Friend in Neighborhood. Non mi ricordo niente del gioco, quindi dovete darmi una mano. Tra l'altro ho appena sbloccato 4 trofei, non so neanche come io abbia fatto. Qualcuno deve avermi ciulato l'account di Steam e deve aver giocato di notte ai miei giochi. Allucinante. Non mi va internet del modem? Il modem. Ma che è? Il modem. Allora aspetta, fermi. Olè. Vediamo se parte. Sentite intanto il jazz di sfondo. Oh. Ah, non va. Figaia. Allora, aspetta che sistemo, Morì poco prima. Cattura gioco, proprietà. Ah beh, grazie al cazzo. No, allora prendimi tutti i giochi a schermo intero. Sboom. A posto. Aggiunto, diceva Gesù. Oh, carica partita. Uffizi, esterno Uffizi. Che bella la cartelletta che... di qua. Aggiunto, sì. È scritto nella Bibbia, ragazzi. È la terza pagina. La terza pagina è proprio tu giri, c'è scritto aggiunto gigante. Oh, eccoci qua. Guarda che so fare con l'arma. Un prodigio. Ho provato una volta... Ah già, qua c'era la maschera del pazzo. Allora, aspetta, perché non abbiamo spazio qui. Allora, dobbiamo ricordarci cosa dobbiamo fare. Non abbiamo neanche, tra l'altro, un inventario, o meglio, un diario che ci dica le missioni, però avevamo salvato, e se non erro... Che è sto suono? Sto fastidiosissimo suono. Sento di 5T, ma che è? Basta. Oh, scotch, mio. Fastidioso, star... Cos'è? Cos'è sta rottura di coglioni? Allora, dobbiamo farci spazio. Abbiamo un fucile a pompa. Io quasi quasi direi ai ragazzuoli di toglierci un'arma, ma non so quale. Non lo so. Aspetta, vediamo un po'. Dobbiamo fare un po' di spazio, ragazzuoli. Se noi
togliere. Allora, via sta. Via sta roba. Conserva, scarta. Conserva? Non lo so. Sposta. Lo posso? Non lo so. Metti giù, ruota. Come si fa? Aiuto. Come fa? Devo fare su conserva? Non lo so. Che cazzo è conserva? Ah, ok. L'ha messa nel. Non ne ho idea. Le maschere ce le teniamo perché credo che ci serviranno. Questo ci serve sicuro. Le monete pure. Le munizioni anche. Abbiamo troppi nastri adesivi. Un Tetris di boiate. Questo lo metti qua. Questo lo sposti così. Ok, ci siamo quasi. Sto creando uno spazio da 4. Vediamo se ce la fa. Sposta. Mettilo qua. Questo lo tiri su. Minchia, sono un genio. Sto vedendo il sistema. Aspetta. Sposta ancora. Ok, sposta. Possiamo prenderci la maschera. L'eccellenza. Mia. Ok, maschera di velluto. Ora, ma queste due maschere, che cazzo ci devo fare? Perché indossarle non le posso indossare. Mi sta venendo un leggero ictus. Le posso esaminare, però. Una maschera di velluto potrebbe essere stata usata in una commedia o in un film dell'orrore. E la faccia strappata ad uno di quei pupazzi che ci aggrediscono il sabato. Un po' godo. Alle statue dell'ingresso? E c'è un ingresso? Let's go. No, non ho salvato! Merda! Orco Deagle. Il Tea Party, i pazzi inglesi affetti da una dipendenza da teina, se non assumono alle 5 il loro tè, quello è il risultato. Allora, fatemi salvare e sprecare un'altra monetina, così facciamo spazio nell'inventario. Salva. Olè. Bon. Sapete perché? Perché ormai, grazie a Baldur's Gate, ragazzi, non faccio altro che salvare la partita. Proprio, cioè, io videogioco salvando la partita. Togli le tenaglie? E se troviamo una porta chiusa? Vabbè, possiamo tornare effettivamente. Hai ragione, sai che non è una stronzata? Avete qualche altro consiglio, ragazzi, così non faccio avanti e indietro? Figa, mi sembra di andare al PAM. Quando mi fa fare la spesa lei? Prendi il pane, vado a prendere il pane, poi torno indietro. Hai preso l'acqua? È figa. Uguale. Ormai non ce la faccio più. No. Conserva, olè. Mi sta fissando. No. Non lanciarmi il posacenere, no! Tranquilli, non abbiamo un posacenere. Segneriamo direttamente sopra i cani. Ok, allora. Una parte allo schedario, ci sono munizioni. Non mi interessa, andiamo avanti. Le chiavi teoricamente non ti servono più? Non ci credo. Oh, che carino. Credo non mi abbiano visto. Non mi ha visto, non mi vede. Mamma mia, è corrotto. Che ha riso? Allora, mappa, noi siamo qua. Abbiamo qua la porta. Questo no, qua ci siamo già stati. Qui ci servono le chiavi. Io non. Lounge, dobbiamo andare a lounge, alla machine room e allo stage 3. Dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare esattamente dall'altra parte. Ci penso io. Ma siamo qua. Ma dove cazzo mi trovo, scusami? Ah no, completamente cannato. Devo andare di. Ah no, aspetta. Aspetta, dovrebbe esserci uno. Io non so muovermi nello spazio adiacente a me. Qua, questa porta qui. Ok. Moody's, grazie mille, bestia, c'era tu Valhalla. Ah. Si appiate che ho finito Ultra Kill. Ok. La chiave a rombo si trova nella sala giochi. Che sto suono? Sento uno strano suono. C'è una sala giochi? Dov'è, scusami? Music Studio, vabbè, non sarà qui. Lounge, dobbiamo andare al lounge. Credo, Ma che è sto suono? Ma c'è qualcosa? Oh Cristo! Ma che? È lui? È lui! Orca miseria! Orco! No! Non posso saltare, vero? Dov'è? A parte il fatto che sono un ghiottone, cazzo, sono una wolverina. Hai visto quanti peli ho sulle braccia? Dio santo. Allora, l'ho spostato. Però questo è la lounge, è di qua. Io che cazzo ne so. Ma certo che lui. Sì, quello è Renzino Iacchetti, proprio. Credo sia questo il lounge, giusto? Ho vinto. E tra l'altro abbiamo un bel po' di roba da prendere. Partendo con...
il niente. Un aspirapolvere. Che c'è scritto? The City Tribune. Il mese scorso ha segnato 7 anni dalla fine della guerra, quindi mi sembra il momento giusto per riflettere sull'impatto che ha avuto sulle nostre vite. Penso che la guerra abbia lasciato tutti turbati in città. Siamo stanchi di leggere ste boiate, non ci interessa niente. Ok, vabbè, se l'ha scritto lui. La mollano giù. Deficito, ragazzi, deficito. Io non so dove devo mettere le maschere, quindi dobbiamo cercare... mia. Quindi dobbiamo cercare una soluzione. Attenzione, attenzione. No, non posso derubarli dei loro averi. Però questa... aspetta. Quindi questa qui sarebbe la... la... non funziona, perfetto. Sarebbe l'ascensore, la mashing room. E allora dobbiamo accedere a queste chiavi qua. E io non so come cazzo arrivare a queste chiavi qua. Vi è un problema. Mi immagino forse dove c'è il mostro. Ha già vinto Dino? Certo, io vinco sempre. Le maschere vanno messe nei busti all'ingresso dell'hotel. Ah, qua? Aspetta, vediamo un po'. È questo l'ingresso dell'hotel, o sbaglio? Noi siamo entrati da lì. Giusto? Non mi ricordo. Non c'è niente, dei biscotti, ma rancidi, che schifo. Sopra? Ah, è sopra, ok, allora vado sopra. I go. Nuovo dispositivo Apple. Attenzione però, dobbiamo fare molta attenzione alla bestia che qua si annida. Quello è il suo capello, vedete? Ma che ha combinato qua? Ma è sparito? Allora si muove nello spazio? Arte? Si muove nella mappa? Dice una telecamera. Vediamo un attimo cosa dice la mappa. Ok. Allora, proviamo West Office, East Office. Rec Room, Shooting Range. Andiamo di qua, va? Che qua c'è una zona rossa gigante inesplorata. Vediamo che cazzo c'è. Olè, mi infilo. Ma qua non ci siamo già stati? Al theater. Premi 4 per passare alla punteggiatura. Che cazzo? È una bomba! È una bomba! Wow! Ma qua non c'erano tutti dei nemici? Non c'era una marmaglia di stronzi pronti a ferirmi? Pare di no. Abbiamo poi le scale. Quindi credo che questo ci porti. È chiuso. Niente, come ho detto. È una bomba, ragazzi. Sì. Credo sia una granata a mano. Perché la tengo in mano. Questo, la mia conoscenza si ferma qui. No, ho sbagliato tasto. Dove cazzo devo andare? West Office. Vabbè, facciamoci gli uffici. Classica frase di una segretaria. Di qua. Cosa c'è qui? C'è un'altra porta? No, il mostro è qua. Questo è proprio il suono che faccio io la mattina durante la colazione. Sì, confermo. Un prosciutto, delle banane, dei biscotti, delle mele e delle patatine. La dieta proteica di cui avevamo bisogno. Caricatore 7. Tanto quello piange. Qui non vi è niente. Vado a vincere ancora. Un po' alla volta. Vediamo se si è spostato. Se io ritorno qui, lui non c'è più, guarda. Ma perché sbaglio sempre? Posso inginocchiarmi? Posso... Con C cambio arma, ma da quando? Va bene. Vabbè, ragazzi. Te l'ho detto io. Resta giù, Resta giù. Ho vinto. L'ho educato. Ecco due. Madonna! Ma siamo scemi. Ho finito le munizioni. Madonna, che palle. Allora, passiamo dall'altra parte, va. West Office. Lanciagli la bomba. Ma la spreco. La spreco.
Lo sapete come funziona in questi giochi del cazzo? Quando trovi le munizioni non le devi usare, come Resident Evil. Non le devi usare le munizioni, te le danno, ma non le devi usare, devi tenertele. E tu dici, no, le devo risparmiare per il prossimo nemico. Poi arrivi alla fine del gioco e hai talmente tante munizioni che non sai che cazzo fartene. Bello il quadro. Che cazzo è successo? Che meraviglia sta vetrata. Ecco, ecco. Voglio il bagno così. Ma che roba? Wow. Allora, qui cosa abbiamo? Noi qui siamo nel West Office. E infatti è un puttanaio. Allora, vediamo se gli schedari ci possono dare qualcosina. Munizioni, ottimo. Qui? Niente. Qui? Aspetta, questo lo posso cattare su? No. Sarebbe intelligente, secondo me, se questo tizio, il protagonista del gioco, anch'io voglio un mini basket sulla scrivania, decidesse di tornare in armeria, quella che ha sotto casa, tanto in America sicuramente ha un'armeria sotto casa, e prendersi armi vere piuttosto che degli sparalettere. Però vedete, ormai io so che quando la zona è rossa vuol dire che c'è altro da cattare su, da raccogliere, ma io non so perché. In realtà qua mi sembra abbastanza tutto. Forse questo, no, tutta qui non è meno. Qua, ma certo. No, quel panino è andato male? No. Cos'è che manca? Dai, ho preso tutto. Non è vero, non è assolutamente. Chi se ne frega? Oh, una nuova filosofia di vita. Chi se ne frega? Sulla sedia, se non erro, è andata. Qua ci siamo mai stati? Rec room. Oh, c'è una cassaforte. Ma qua ci siamo già stati. Sì, ci siamo già stati. Ah, è vero, un gioco di carte col pazzo. Devo capire a che serve sto posto. Allora, proviamo a giocare a carte con il pazzo qui. Premi il campanello per iniziare. Quando è il tuo turno, pesca una carta o giocane una per muoverti di altrettanti spazi. Non ho capito. Vince chi arriva alla fine. La fine di cosa? Del gioco o di me? Della mia carriera? Se atterri su Norman... Chi è Norman? Lui. If you land on Norman, draw a card. Puoi pescare una carta. Junebug è il jolly. Ok, se inizia il tuo turno su Junebug, devi giocare... Junebug, non so. Devi giocare subito la prima carta del mazzo. Il povero Leonard è lentissimo. Se sei un Leonard, puoi giocare solo un turno. Ok. Se atterri su Goblet, hai perso. Ah, Goblet è sto mostro. Giochiamo. Come si suona la... Manca un pezzo? Tua madre. Ma che palle! Allora, aspetta. Ma sprecare munizioni implica qualcosa? Fare sta cazzata serve... Serve a qualcosa? La balistica eccezionale... Che? Perché sbaglio? Qual è il problema? Grazie per le munizioni. Devo farlo entro tutto tempo. Se mi spegni la musica. Ho vinto? Ma vaffanculo. Ha le chiavi in mano il pazzo? Ah, quindi sì, devo giocare per forza con lui. Ci serve il pezzo, ragazzi. Bravi, ottimo, ottimo. Così vi voglio. Acuti, con la vista di un sorcio, bravi. Come facciamo? La musichetta mi ricorda Cuphead, sì, è quella. I ruspanti anni 20. Le carte per terra? Ma non so se è quello il pezzo. Credo intenda dire la pedina della... Perché vedete, io ce l'ho la pedina, ma lui no. Però no, le carte non le posso prendere. Nope. No. Questa qua, ragazzi, è il precursore del Boogie Woogie. E il Boogie Woogie è il precursore del... Rap. Non lo so. La cassaforte. Esatto. Esatto. Ci serve una combinazione. Sembra che manchi qualcosa. Oh, merda. Non so come... Io... Chi sono? Cosa devo... C'era uno e tre per terra. Non posso prenderli! Non posso prenderli! Ok. Credo sia entrato in testa. Le carte a terra hanno dei numeri su...
Dici che sono i numeri da metter lì? 1, 3, 2. 1, 2, 3. Cioè, vuol dire che la combinazione della cassaforte è 1, 2, 3? È geniale. E beh, ma anche se fosse, ragazzi, non so come cazzo... Cioè, non so cosa devo fare qua. Sembra che... Vedi, manca qualcosa. Devo inserire qualcosa. Vedete, non posso interagire in alcun modo. Io interagisco, interagisco sempre, pure. Fuck. Oppure 3-2-1? No. 3-2-1 è la combinazione di un folle. 3-2-1 è una combinazione a sorpresa. Non so se... 3-2-1, sorpresa. Ma con i tasti palese. Io non devo inserire dei dadi. Ah, vedi, e allora? Esploriamo, ragazzi, non è che ci resta molto da fare. Shooting range di qua. Dove ci porta EA? È chiuso a chiave. E non so. Vado di qua. Devo trovare almeno... No, ragazzi. Mi sembrava per un attimo di essere tornato in casa di mia zia, inseguito dalle tenaglie che ti prendono le guance. Avete presente? Beh, era effettivamente un saluto caloroso, sì. Forse sta nella West Office il pezzo mancante? Possibile, però ragazzi, io vi giuro, ho guardato eppur non vi è. C'è un armadietto vicino alla cassaforte. Dici che l'arma... Ma dove? Bugie. Bugiardi, calunnia, menzogna. Falsi. Prova a fare la sfida dello sparo. Ma come cosa consiste? Devo farlo in tot tempo, nel minor tempo possibile. Comunque qua, ragazzi, mi dice che c'è qualcosa, ma non riesco a trovarla. Allora, vediamo un po' gli schedari, forse non li ho analizzati per bene. Non vi è una ciorra. Non vedo niente, non vedo. I fogli? Questa lattina per terra? Questo? No. Questo? No. Ma che c'è qua da fare? Scusami, perché mi dice... Qua? Ma certo! Cos'è? È una tazza? Wow! E non posso passare, tra l'altro. E non lo so, ragazzi. Qua. Sicuramente qua. Guarda. Ho perso. Oh, punteggiatura. Vita. Ma vaffanculo, per ste due stronzate, seriamente. Abbiamo un'altra bomba a mano. Ma se lancio la bomba a mano sui bersagli, scoppiano tutti insieme? Era in fermento. Aveva trovato la soluzione. Ma preso dall'ansia, iniziò a iperventilare e svenne. Ma certo, aspetta. Non ho suonato il campanello prima, inutile. Vabbè, sti cazzi, ragazzi. Tra l'altro là non può, però mi dice ancora che questa zona è inesplorata. Qua, se andiamo nell'East Office, dove c'è il mostro, l'Executive Hallway, troviamo una porta che non possiamo aprire, questa porta qui, perché serve la chiave romboidale. E se invece proseguiamo, andiamo avanti, andiamo alla kitchen, qua ci sono le scale che ci portano al Rear Staircase, che ci porta ovviamente a... che ci conduce esattamente... Esatto, bravi. Me li ha ridate? Ho sparato a un bambino? Twitch ovviamente contestualizza, si tratta di un bambino finto. Non si fe... Net... Ole. Ok.
La gelatina. È l'ora della gelatina. Al burro, tarachiti, tarachiti. Qua ci siamo già stati? C'è una porta. Dove porta la porta? La porta che non porta? Che cazzo sono stato io? Oh, buon cielo. Chi l'ha ridotta così? Non sarà mica stato? È morta, ragazzi. Lasciate stare. Allora, viene uno. Perché io non sono così spensierato? Sentilo. Ma dai! Kids, I live in your TV set. That's right. It's the strangest place to be inside of your TV. Ok. Arrivederci. Avviluppato. Allora, Music Studio e TV Studio. Ma qua ritorniamo indietro. Ah no, aspetta, Music Studio. Però questa porta mi sa che è bloccata. No, invece no. Wow, wow, wow. Aspetta. The mail. The mail comes every day. Street entrance. Dove cazzo sono? Non c'è spazio nella cassetta per gli attrezzi? Ho troppo... la madonna, quanta vita c'ho! Aspetta, aspetta, aspetta. Sposta. Rotea. Qua. No, 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 no. Mi servono delle munizioni, ragazzi. Questo spostalo di qua. Qua si sta. Guarda, guarda, guarda. Incredibile, incredibile. Olè, abbiamo trovato tutto in questa stanza? Dove sono? Sì, 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 sì. Ci siamo. Allora, vediamo un attimo. When you go to the park, bring some food for all the wild animals. For birds, ma che i pazzi. Allora, questa porta non la posso aprire, anche se utilizzando, grazie all'ausilio del gomito, teoricamente potrei sfondare questo vetro. Sfondandomi anche il gomito, ma non importa. Tagliandomi probabilmente gli avambracci e le vene. Però riuscirei a prendere l'altra maschera che è lì. Che tra l'altro, ancora, ripeto, non so dove cazzo io debba metterle ste maschere. Ah, l'ho trovato. Ho trovato l'altro pezzo. Ho trovato l'altro. Che cosa c'è qui? Allora, facciamo una roba, ragazzi. Prima. No. Dove devo mettere le maschere? Sto diventando pazzo come i protagonisti di questo gioco. Dove devo mettere le maschere? Non me lo ricordo più. Dino, non ho preso il pezzo, lo so, non ho spazio nella roba. In culo, simpatico, simpatico come un diorama. Nelle statue, nelle. The pen is on the table. The table is in the cat. Nella hall. Dino, il pezzo non l'hai preso. Lo so! What's this? Lo so! Sulla statua all'hotel, va bene. Ma aspetta però, quale? Quale? Nella statua del primo livello? Porco boia. Qual è, il piano 1? Hey y'all, I'm Norman. I'm a really normal guy. I just kinda... Voglio sparargli. Allora, fermi. Provo a tornare... Alla piazza principale. Che spavento! Se la ride lo stronzo. Ridi o piange? Ma spavento sta qui ogni volta. Effettivamente ridere e piangere sono due cose che si somigliano. Come godere o soffrire, effettivamente. Non è colpa mia se non riesco a capirne le differenze. Dove cazzo mi trovo, cheat? Ma è giusto quello che sto facendo? È stato divertentissimo. Ah, intanto aspetta un attimo perché questi qua sono i più forti. Tassisti. Loro hanno visto di tutto.
Nella statua, ho capito, no, non ci, no, aspetta, adesso quello che intendo dire io è nella main hall, che vuol dire nel buco della mano, main hall, è giusto? Sì, ok. È colpa vostra! No! Prendi l'oro! Fermo! No! Ok, pericolo spergiurato. Dove sono le statue? Dove sono le statue? A destra di che? Del padre? Mi ricordo che c'era un corridoio con tanti busti, ma non mi ricordo dove. Siamo nella stessa esatta situazione. Facciamo così. Sbadiglio, ci penso. È chiusa chiave. Mamma mia, ragazzuoli. È difficile, è difficile, è difficile, è difficile. Hotel. Ma non è che voi... Tu mi dici hotel, va bene, ok. E quindi? Uffici, fogni, esterno, palcoscenico, palcoscenic. Allora. Vedi, hotel è qua. Noi ci troviamo adesso all'hotel. Ok, siamo già all'hotel. Siamo qua, nella main hall dell'hotel. Dove cazzo sono ste statue? Me le ricordo anch'io che c'erano delle statue. Stage 4, esterno, palcoscenico, uffizi, fogne. E non... Non. Exhibit room? Questa qua di fianco. No, Fe, boni, boni. Non è l'inizio del gioco. No, non è l'inizio del gioco. L'inizio del gioco è questa mappa qui, guardate. Questa. Perché qua dovevamo scegliere se entrare all'hotel, perché poi ci fermavamo con la macchina qua. O qua, non mi ricordo adesso. C'era l'ufficio, l'hotel. Sopra, a sinistra, all'inizio. Sotto questa, grandi le statue. Sotto questa, d'oro, grandi le statue. Sei? Sono nell'office building? Ah, non sono nell'hotel? Ah, ok. E come cazzo faccio ad uscire da qui, allora? Perché non mi fa uscire? What the fuck? Shit. E mo? E come faccio ad uscire, ragazzi? Non so come uscire. Sono incastrato qui. Merda. Nascondi... Allora, ho un'altra idea. Non possiamo tornare indietro. Quindi andiamo qua e mettiamo le maschere nel nostro forziere. Geniale, geniale. Guardate. Guardate come ve la risolvo, eh. Ho sbagliato strada. Ci penso io. Stavo per sparare. Ok. Salve. Porco can. Non voglio spararti. È esploso. Non vive più. Ok, allora. Accalmi. Buoni. Guarda, facciamo così. Allora, conserva. Ottimo. Poi, mi ciuccio una pozione. E usa, direi. Salviamo la partita. Guarisci. Madonna mia. Queste protuberanze tumeriane. Ok, adesso da qui, dette braccia, altresì dette braccia, con questi peli un po' calabri. Levarsi! Ok, di qua. Torniamo dove eravamo prima. Non ho salvato? Come non ho salvato? Ho appena fatto. Ho fatto guarisci? Quindi mi sono guarito, poi ho sprecato un gettone per guarirmi ancora? Allora.
madre lo diceva sempre: non riesci. E... dove devo andare? Da qui, West Office, Rec Room, Shooting Range. Ci siamo, dov'è che era il pazzo? Alla Rec Room? Sì, era la stanza ricreativa, ma certo. E devo andare dunque esattamente dall'altra parte. Ce la faccio, ce la faccio. No! No, 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 ci serve prima il pupazzino lì, come cazzo si chiama? Sto veramente, ragazzi, veramente, guarda. Come si chiama? Vaffanculo, però. La pedina, bravi, la pedina, ci serve la pedina. Dov'è che era la pedina? Era il piano di sopra o il piano di sotto? Veloce, celeri. La pedina rossa, sì. TV studio. Dove? Giù. Sotto. Bravi. Così prendiamo l'altra maschera e ci siamo. Almeno quella, perché, cioè, non voglio buttare via tutto il mio tempo. Quindi. Ho sbagliato. Ma era di qua. Devo passare per la cucina. E dove cazzo... Oddio, ma ragazzi, io mi perdo in sto gioco. Stanza rossa in alto a destra. Si è bloccato tutto. Non mi vede, tranquilli. Ma devo farmi un giro contorto incredibile. Qui non passare al piano di sopra per forza. Non mi ha visto. Ah, ma vai in linea retta. Arrivederci. Poverino, deficit. Ok. A posto. Quindi da qui devo andare alla kitchen. Quindi devo passare. Non devo entrare dall'altro lato. Figa. Vabbè, tanto il mostro palesemente non c'è più. Visto. Ci siamo. Ok. Continua a scrivere geni sulla chat. Non capisco perché tu stia citando Forrest Gump. E... mi stai dando dello speciale? Beh, d'altronde la mamma lo diceva sempre. Sei speciale. Ma non in quel senso. Non finirà mai sto gioco, sì. Oh, ci siamo. Quindi dobbiamo andare alla cucina. Di qua. Preciso. Ok. Yeah. Perfetto. Passando la cucina, scendendo giù di qua. Il tizio, il molestatore, l'abbiamo già avviluppato. TV studio. Sentilo come gorgheggia. Di qua. Sì. Inizio a ricordarmi. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo. Oh. No, non è. La pedina, qua. Ho vinto. Qui c'è scritto Fugit. È chiusa. Fuori. Che c'è scritto? Il pubblico applaude, si sente una musica straniante, entusiasmante, le luci lampeggiano intorno al palco. Ricky indossa il papillon. È l'ora del gioco del cibo. Ecco la nostra stella, Goblet. Che senso, si mangiano Goblet? Goblet entra e raggiunge la sua postazione. Sul palco una serie di piatti succulenti sono posti su dei podi numerati. Ricky, Goblet, il gioco di oggi è quale piatto è? Si mangia un bambino. Perfetto. Invitato. No, stanno cancellando. Ma la star è lui, allora. Me ne vado. Non sto capendo un cazzo. Magari ci sono indizi per la cassaforte? No. Deve essere tragicomica la nostra ricerca della verità, ragazzi. Allora, provo ad andare a Music Studio. Ma va a cacare. Ho stretto un attimino il buco del culo. L'ho cementato, direi. In realtà quasi come un punteruolo, ragazzi.
la capocchia di uno spillo non ci passerebbe nemmeno. Basta, 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 basta. Mamma mia, è che è terminato. Ho finito tutte le munizioni. Ma perlomeno possiamo giocare col caro vecchio amico. Che vuol dire? Io non lo so. Aspetta, lei cos'è che faceva? È un jolly, se inizi il tuo turno su Giume devi giocare subito la prima carta del mazzo. Ok, va bene. Ma no, bastardo? Basta, voglio ricominciare. Ehi, fermati. Aspetta. Lei è lenta. Leonard is slow. If you are Leonard, you can play only one. Fuck. No, voglio... Aspetta, 1, 2, 3. E facciamo 3 per forza. Oh no. Ok, dammi una carta. A chi tocca? Tocca a me, io non so chi cazzo tocca. Questo cos'è che faceva? Norman, devi pescare una carta. Va bene. Hey, you can't do that. Hey! Oh, jeez. Guess I gotta follow the rules. Ma che è successo? Ho vinto? Doveva andare così? E che ho fatto? Non devo andare su Norman allora. Immagino che a Norman stia sul cazzo che utilizzi Norman. Va bene. Figa però. Ragazzi, ho vinto. 1, 2, 3. Allora, andiamo con 3. Boom, boom, boom. Perfetto. Quindi ci dà una carta, è vero? Ci dovrebbe dare una carta, teoricamente. Oh. Ti fermi? Ok, siamo sul 2. Quindi... Non so. 1, 2, 3 di nuovo. Facciamo 3. Ma va a cagare! Che cazzo vuoi? Lo fate... Non è così. Se vinco ti devi incazzare. Mica, ma è un pessimo perdente. La rimonta, ma io vado di 2. Boom, boom. Ho vinto. Aspetta, Goblet che cazzo... Fermo! Fermo! Sta vincendo. Goblet che cazzo fa? Leonard, se atterri su Goblet hai perso. Cazzo? No. Allora, vado di... Ma ti dai una calmata? Oh cazzo. 1, 2, perfetto. Dai, buono lì! 1, 2, perfetto. Mi ha dato... Sì, cazzo! No, non posso usarlo! I won! Vabbè, ma allora come va? Finisce che con le mie guance gonfie? Non è possibile. Ci riprovo. Calmi. 3. Potente. Ok, 2. Sappiamo cosa fare, tranquilli, sappiamo cosa fare. A sto punto sposto via anche sta minchiata che non serve a niente, i nastri ce li teniamo. Via. Allora, Bonnie, devo andare al lounge? Non lo so. Esplorare adesso mi sembra inutile. Tanto sappiamo come va a finire. Quello se la ride. Dio! Aiuto! Un tassista mi vuole! Non l'ho neanche chiamato. È venuto lui. Uber. Ok, devo andare al piano di sopra. Calmi. Ah, aspetta. Qua ci sono le bombe. Mi gratta, mi prude. Ok, bomba. Easy. Speedrun. Torna alla cucina e vai giù per le scale. Chi cazzo sei tu? No. È arrivato. Qua. Dove sono? Qua. Quest'office. C'era la scatola. Mio. Perfetto. Via, granata ancora. Incredibile. Di più.
E prude tutto, perché? Perché sto vincendo, palese. Ho il pieno controllo della situazione. Ok, ok. Che cazzo? Mio. Oh, mio. Perfetto, perfetto. Ora, ora, ora. Ma West Office non l'ho ancora esplorato? Mi sto incazzando. Di qua. Kitchen, 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 kitchen. Ah, fan, lo, mollami, mollami, basta. Oh! Che cazzo è? Vai così, niente da prendere di qua. Devo curarmi? A posto. Salute. Ok, poi... No, ho sbagliato il tasto. Dove sono? Di qua, no, di qua, sì. Devo riprendere la pedina, ragazzi, rigiocare a carte, vincere tutto e siamo... Ed è fatta. Ce la sto facendo, eh. Dovete darmi tempo, ragazzi. Mio? Qua non c'è veramente niente da prendere. Che schifo. Ok. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo rifarci tutto quanto il giretto. Vinciamo la partita a carte. È facile, easy peasy. E ce ne andiamo. Voglio entrare nel gioco solo per poter sfogare la rabbia su quei pupazzi. È più o meno la stessa frase che ho detto io, ma era per quando ero in ospedale al reparto geriatrico. Allora, aspetta. Devo andare... Cosa c'è di qua? Ah già, qua c'è la vittoria schiacciante, devastante. Oh. Salva che è salva? Non c'è bisogno di salvare. Olè. Zitti, mi devo concentrare. Che cazzo vuole questo? If you start you turn jumbo, immediately play the top card of the deck. Quindi questa. E vattene un po' a cagare. Ma ha copiato. Due. Ok. Sta andando bene, sta andando. Uno. Per forza. Perfetto. Adesso lui è... vabbè, però mi supera ogni volta. Ogni qualvolta vai di due. Minchia. Quello gioca al 2. Piglio la carta. Ah sì? Ti raggiungo, bastardo. 1, 2, 3. Vado a pescare anch'io. 3 di nuovo, incredibile. Incredibile. Oh cazzo, poi devo giocare 1. No, non è vero. Ma scusami, Ma scusami, ero qua, no? La tipa cosa deve fare? No, devo giocare 1, pensavo dovessi giocare 3. Fide, l'ho confusa con l'altra tipa. Tranquilli, ci sono. Vado, 3. Zitti, non ce la faccio così. Lasciatemi giocare. Perfetto, 2. Boom, via. 2. Boom, perfetto, via. Sono in estremo vantaggio. Grande. 3, 1, 2, 3. Perfetto. Allora, adesso, con calma, con molta calma, 2. Ha fatto 2 pure lui. Allora, vado a giocare 1 e no, poi devo giocare 2 per forza. E così vado a morire. Sono bloccato. 3. Quindi andiamo all'executive room. Però qua mi dice ancora che devo prendere un sacco di robe. Eppure, ah, giusto che c'erano qui le... Sì. La cassaforte. Vado a salvare. Ottima idea. Non mi ricordo dove si salva. Quindi direi, per prima cosa andiamo... Qui, East Office. Tranquilli. Tanto ragazzi, ormai sono armato. La volontà c'è. Ce la posso fare. Curati? Ma che curati? Sono full vita. Ah no, hai ragione. Ma c'è gente? Ma perché c'è gente qua? Non doveva esserci il mostro? Facciamoci i cazzi nostri, perché chi si fa i cazzi vive 100 anni. Era così, no?
devo aver frainteso qualcosa. E... devo andare poi di qua, sì, quindi attiro la bestia di qua. Ottimo, ottimo. Caratteristico. Ok, ok. La maschera? De che? No, la maschera ce l'ho già. Oh! Mi dispiace tantissimo, ma era necessario farlo. Ok, quindi di qua. Come dormire potrebbe essere la parte più bella della giornata? Ma è un emo. Isolati, li ho isolati tutti. Oh, ce l'ho fatta. Oh, ce l'abbiamo fatta. L'ultima maschera. Oh, finalmente, ragazzi. Questo? Allora, ciappa sull'ultima maschera. Non c'è spazio nella cassetta degli attrezzi. Sposta. Figa, però, ragazzi. Io sto facendo di tutto, veramente. Ciappa lassù. Qui. Io ci sto provando. Abbiamo tre munizioni. Le chiavi, ragazzi, effettivamente potrei metterle anche queste nella cassaforte, di come si chiama, nella cassa, perché effettivamente, ragazzi, sono abbastanza complete, nel senso. Però ce la possiamo fare. Ora, con molta calma, torniamo indietro. Qua dove vado, scusa? Qua ci sono già stato. Di qua. Ti manca la maschera nello studio di registrazione. Sì, quella lì. Adesso dovremmo avere la chiave per aprirlo. Lo studio. Tra l'altro, qua il mostro non c'è più, quindi ci si dà alla pazza gioia. Quando il mostro non c'è, i gatti muoiono. Era così, giusto? Qui non c'è niente. Dammi qualcosa. Dammi una cosa, una sola. Telefoni. Oh, là. Grazie, grazie. Ho vinto? Yes, I do. Si apriva on il rombo. La follia. Manca una maschera. Guarda, non mi interessa più, francamente. Vabbè, tanto qua non mi prende, no? Devo andare alla cucina, quindi andare di là per forza. Vado. Facciamolo attraversare. Mi ha spinto nel punto giusto. Grazie. Che schifo. Che schifo. Sembra che l'ho tirato sotto con la macchina. Sembra che ho spiaccicato una rana. No, no. Dio. Vado a vincere. Incredibile. Allora, devo tornare. Ma era di qua che dovevo andare? Ragazzi, io vi giuro, mi faccio... la mattina mi faccio dei... come si chiama? Ragazzi, io ve lo giuro, mi faccio. Questa clip verrà decontestualizzata, ciulata da internet e sparsa nel mondo. Io verrò tacciato, dunque, come uno di quelli là, uno di quelli poco raccomandabili, e la mia reputazione verrà rovinata per sempre. Mi faccio di sali, giusto per cercare di sali, nel senso di sali quelle lì di vitamine, ecco, vitamine. Però non funziona, a quanto pare. Scala in basso a destra, questa. Grazie, grazie. Questo volevo sapere, volevo sapere semplicemente questo. Però questa stanza comunque ancora ha dei segreti per noi. Quali? Non lo so. Questo, a posto. Usa. Olè. Dritto per dritto fino al giro delle scale. Ok. Nessuna vergogna, Dino, l'oppio e la vita. Figa, l'oppio è un po' pesantuccio, però no. Condividi l'allegria. Ho letto condividi l'artiglieria per un secondo e ho pensato che potrebbe essere un ottimo slogan per una campagna militare. Avete visto? Non solo gli ho sparato, poi l'ho avviluppato con del nastro isolante, ma l'ho anche calpestato. Eppure il suo morale non è a terra. Impariamo, ragazzi, impariamo da ciò. Ecchice!
è chiusa. Olè! Bene, qua abbiamo l'ultima fottuta maschera, però non ho spazio. Sto per urlare. Questo lo posso spostare di qua e l'ultima maschera, per magia, ce la portiamo a casa. Ok ragazzi, ci siamo. Direi che ci siamo, no? Olè! Dobbiamo dunque tornare indietro, andare a salvare la partita e tornare indietro. Ah, però volendo, se io vado di qua... Ah no, qui è chiusa. Ah, aspetta, posso andare a Living Audience, Live Audience, passando per di qua. Ma certo. Allora, devo fare tutto quanto il giro. Si fa, tanto non abbiamo un cazzo da fare. Un gioco, mappa un po' intricata, francamente me lo aspettavo meno bastardo il gioco, per certi aspetti. Allora, dove cazzarola è il... E che ne so io? Vabbè, senti, passiamo per di qua, questi cazzi. Devo trovare il salvataggio, ragazzi? Poverino. Vedete, se la canticchiano. Sulla sedia c'è qualcosa? Un classico, un classico. Ma è ancora qui il mostro? Sì. Madonna, mi mette un'inquietudine addosso. Di qua. Un po' alla volta. Ce la si va. Munizioni sulla sedia, ormai è andato. Ma io ragazzi funziono meglio nel pericolo, sono un uomo d'azione, non sono... Io funziono meglio così ragazzi, pochi cazzi. Come si fa a entrare nel discorso? Caratteristico. Allora da qua... Di qua... Esatto. Andiamo a salvare la partita della vita. Che è un duello senza appello. Basta! Smettetela o vi faccio male. Drake, grazie mille, bestia, saluto Valhalla. Oh, oh. Allora, guarisci e salva la partita. No, ma sono già guarito! Fate finta di niente. Fate finta di niente. Allora, eccoci qua. Questo conserva. Questo conserva. A posto, no? Abbiamo tutte quante le maschere. Anche perché qua dovrò, per portare tutte le maschere, ragazzi, spero che ci sia uno di questi, di queste casse lì vicino, perché altrimenti è un delirio. Ah, c'è un topo qui. Eccolo. Eccolo. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Allora. No, le chiavi teniamocele, perché non si sa mai, non si sa mai. Andiamo ad aprire questa bella porticina qui, poi ci lancio una bomba e vediamo che succede. Vuoi farcela, Dino? Grazie, mamma. No! Ma porca di quella miseria! Ma poi può farmi del male quell'affare? Parliamoci, parliamoci, parliamone. Ma parliamoci, altrimenti se non ne parliamo non ci... Cioè, non ci siamo... Capito? Allora, di qua dovrei andare a sinistra. Però sento delle strane voci. Ah, vedi? Ah, vedi? Quindi adesso sta porta si apre. Boom, baby! Granata, olè! Cristo è ancora vivo? Ci penso io. Aspetta, aspetta, aspetta. Si è avvicinato moltissimo. Alla fine ha trovato la pace. Meno male. Mi sono sentito inadeguato per un istante. Goblet? Non va. È aperta. Ottimo. C'è un altro di sti fottuti ratti. E che serve venire qua, scusami? Ah. Ma quindi? Cioè... Scusami, eh.
Ah no, vedi, c'è qualcos'altro da raccogliere qua. Basta? Basta? Davvero? Qua però arriviamo all'ascensore. Credo. Oh, stiamo andando avanti col gioco. Eccola qui l'ascensore, è bloccata. Esamina. Queste sono le parti idrauliche dell'ascensore. Ma dov'è il serbatoio del liquido? Vi pisciò al suo interno. E non mi interessa. Cioè, non me ne può fregare di meno. E scusami, Cioè, con tutto rispetto. Quindi, in modo da maturare la benzina? Qualfi è il nome di un bimbo svedese. Enterprises è suo padre. Qualfi Enterprises. Ma io non so dove mettere... Sì, mi curo, mamma mia, mi curo. No, questa no, mi serve questa. Toh, mi sono curato. Figa. A posto. Curati, tra l'altro, era... Merda. La classica frase che mi dicevano al liceo. Dovresti curarti. Forse nella cassaforte? Nella cassa... È possibile, però non so come si apre questa cassaforte, ragazzi. Ci manca ancora qualcosa, ma non so che cosa. La machine room ci siamo andati. Ci serve la chiave triangolare. Secondo me nella cassaforte c'è la chiave triangolare. Però quello che dobbiamo fare adesso noi è... Danzare finché non ci sanguinano le piante dei piedi. Perché ovviamente danzeremo su un pavimento pieno di cocci di vetro. Sto pensando, ragazzi. Quello che dovremmo fare noi è cercare... Come i potenziamenti per l'ascia? Io stavo leggendo ste boiate. Quello che dobbiamo fare... Non posso prendere l'ascensore. L'ascensore non va, non ha... L'abbiamo appena visto. Quello che dobbiamo fare è cercare di capire come aprire la cassaforte in primis, ma dove mettere le maschere. Cioè, il problema principale sono le maschere. Ah, però aspetta, c'è questo ascensore. È vero! C'è questo ascensore. Effettivamente, vediamo dove ci porta. Ah, guarda che lì c'è una porta. Minchia, ma c'è tutto quanto da esplorare di nuovo? Che cazzo è? Salta giù, vado. Che dovevo forse aspettarmelo. Certo, sinceramente pensavo avrebbe saltato un po' un pelo più là. Vado. Ho paura. Dove sono? C'è nessuno? Le docce. Un posto storicamente inquietante. Ok. Bene. Vabbè, evidentemente ha fatto la numero 2, quella grossa. Boom, ho vinto. Non posso passare? Cos'è che mi blocca? Non vedo niente, ragazzi, non vedo nulla. Mi sto cagando addosso. Ma scusa, e cosa serve? Cosa serve sto posto? Ma a me? Allora, c'è qualcosa da raccogliere qui, però non capisco. Pezzo di pompa? No, scusa. Pezzo di pompa. Va bene. Per... E non è finita qua! C'è altra roba da raccogliere, dice la mappa. Oltre al pezzo di pompa abbiamo... Che cazzo ho preso?
bobina. Ok, qua c'è un'altra porta, vediamo dove va. I go. Facciamo finta di niente, ho sbagliato uscita. Però mi dice ancora che c'è roba da prendere. Allora, sono entrato da qua. Quindi qua a sinistra, appunto, ci sono i bagni. Ah, ok, quindi non c'è po'. Però dietro di noi dice che questa zona qua è ancora tutta esplorata. C'è ancora roba da prendere qui. E poi c'è lo stage 2 e si turnica indietro. Perché c'era una bobina nel cesso? Cosa devo fare? Ehi. È morto, è definitivamente morto. Come capirlo? Beh, gli ho sparato, ragazzi. Sparare i cadaveri è uno dei migliori... Ah, ecco. È uno dei metodi migliori per capire se sono no morti. Trovato una persona svenuta? Ti senti bene? Pugno sul naso. Se risponde sì, grazie, a posto. Se invece rimane lì secca per terra, non si sente bene. Ragazzi, per favore, più calma, non spammate, disse Andrea. Uno spam al maestro per ringraziarlo del suo lavoro. Esamina tutti i cessi, già fatto, non c'è un cazzo. Allora, il problema principale, ragazzi, è che quello che dovremmo fare è... Itil no. No. Cioè, oh, gli dici no e il cane fa così. E viene. È incredibile, è l'esatto contrario. Se gli dico, quando gli dico vieni, se ne va. Ma io cosa devo fare? L'uomo che sussurra ai cani. Vabbè, che siamo dei cavalli, effettivamente. Proprio una femmina, non c'è un cazzo da fare. Allora, per salvare... Ce n'è di strada da fare, però si può, volendo. Dovremmo passare per di qua, poi uscire di qua, andare per di qua, e olè, all'improvviso ci troviamo alla stanza di salvataggio. Quello che sinceramente io farei. Però, tralasciando che... Allora, uno, non mi ricordo dov'è l'ascensore. Ah, è qua sopra. Siamo fottuti. Però ci posso arrivare da qui, giusto? È vero? Esatto, quindi questa qua è l'ascensore che... Ok, cos'è sta cosa? Sono macchinette? Ma che è sta roba? Ma cos'è? Cosa ho fatto? Cos'è sta roba? Non lo so. Mi sento in colpa e non so perché. Guarda quell'immagine. Allora di qua si ritorna al office basement. Eh no, allora l'ascensore ci riporta di là. Ma porca di quello. Oh, cancellato dalla faccia della terra. Le X gialle già fatte, ragazzi. Ci servivano per un altro enigma. Sto impazzendo. Questa non sta zitta un attimo. Nel mentre il ratto continua. Niente, andiamo a salvare, dai. Un tacco dopo l'altro e ci siamo. Il personaggio effettivamente, non so se state ascoltando, porta i tacchi. Non c'è niente da fare. Ferma, tieni la testa ferma. Altrimenti come faccio a spararle? Ok. Non ho nastri. Però. Dove va? Dove cazzo va? 1, 2, 3, 4, 5, 7. L'ho rotto. Aspetta. Ok. Hai visto cosa ha fatto il tuo amico? Però stiamo finendo le munizioni. Allora, siamo ritornati qua. Qua a sinistra dovrebbe esserci... No, di qua? Esatto. Qua, poi, andando a sinistra, dovrebbe esserci effettivamente il checkpoint. Checkpoint, prendi di qua.
Da qua forse dovremmo riuscire a ritornare però al vedi Stage. Mi fa troppo ridere comunque questa qui, perché proprio parte carica e poi muore. Dovremmo riuscire a ritornare al... Vabbè, dovremmo riuscire a ritornare dove eravamo prima. Giusto? Di qua salviamo e via. Ok, allora curiamoci. È un casino sto gioco comunque, ragazzi. Non ho monete. No. Non credo di riuscire a farcela, ragazzi. Ma io ne ho raccolta una. Allora, se andiamo alla barca dovremmo riuscire a tornare indietro. To the boat. Non ho mollato giochi per molto meno, ve lo dico. Sta cosa che mo non si può. Dio, vai a cagare. E stage 2, devo scendere poi da questa parte qui, se non erro. Vediamo un po' se è giusta la strada. Ho intrapreso il cammino giusto. Sì, parrebbe di sì. Adesso da qui devo scendere giù di là. Sto diventando scemo. Sì. Una pazza. Oh. Orco can. Figa anche lui. Ascolta. E allora però ti sto menando. Se ti sto menando non mi puoi menare. Fide, volato. Da qui la barca è per di là. Per di qua. Andiamo. Perché la barca, se non erro, ci dovrebbe riportare all'inizio del gioco, quindi... Che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire adesso sta roba gialla segnata così? E non me la potevi segnare prima? Cretino! E devo passare dallo stage 2? Figa, ma non c'ho voglia. Ma mi devo fare tutta la mappa a piedi. Meno male che adoro picchiarli sti affari, altrimenti... Dino, dai, ce la possiamo fare. Ma non è vero. Cioè, è proprio una bugia. È proprio una cazzata quella che hai appena detto. Non ho letto stage, non ho letto stage, ho letto strage. Dino l'ascensore è la soluzione ad ogni male. E no, qua non c'è l'ascensore. E no, è l'ascensore di prima, ci riporta di là. Comunque allo stage possiamo trovare ben... Niente, niente. Mi dice tra l'altro che non abbiamo preso tutti gli oggetti, manca qualcosa. Ma l'abbiamo già fatta sta cagata. Io ho già vinto qua. Perché non posso picchiarti. No. Niente, ragazzuoli. Allora,
Tralasciando il fatto che mancano 3 minuti, io non posso salvare. Quindi vuol dire che dovremo ricominciare la prossima volta a cercare le due maschere di prima. Quindi me ne andrò combattendo. Me ne andrò combattendo. Curati. No, no, no. La bobina. La bobina a che cazzo serve? La bobina nello stage? La bobina nello stage? Andiamo nello stage a mettere la bobina. Ma prendi l'ascensore. Ma figa di Dio. Sì. Incredibile. Stupore. Dio è donna. Infatti ci ha cacati male. Allora, l'ascensore l'abbiamo già presa. Ci riporta dal punto di prima. Dove siamo arrivati? Nella telecamera c'è l'ascensore? La bobina si può usare alla sala TV studio. Ah, l'ascensore si trova troppo in alto, non ci arriva. E da lì vai allo store. No, l'ascensore è un altro, c'è un altro ascensore. Tino il fusibler. C'è una moneta sopra il cartello. Fermi, quale? Quale cartello? Quella mi serve. Dove? La moneta sul tavolo. Fermi! Dove? Cerca le monete. No, adesso vado fuori e ne chiedo una. Sopra la scrivania. Dimmi la minchia distanza. Qua? Qua c'è una moneta in questa stanza? Bugiardi! Nella tazza? La bobina è il proiettore nella sala in cui hai buttato la granata. Figa, fin là non ci ritorno. Banco da lavoro. Qua, ok. Non è una moneta, ragazzi. Non è una moneta. Bugiardi. Menzogna, calunnia. False speranze. Non è una moneta, ragazzi, è un... non so che cazzo sia, una calamita, non ne ho idea. Scusa, è ormai però ci ho creduto tantissimo. Pensavo che tutti i nostri problemi si sarebbero risolti con... Aspetta, no! Aspetta! Ragazzi, qua dentro c'è una moneta. Ragazzi, qua dentro c'è una moneta. Fermi! Fermi! Io non guardo, Io non guardo. C'è una moneta? No, come faccio a vedervi però? E vedete le mie mani? Vedete le mani del personaggio? Ok? Le vedete? Bene. Non le vedete mai più. Torna menu, sì, conferma, a posto. E con oggi si conclude l'incredibile storia vera di My Friendly Neighborhood. Una tragica storia di un coglione, io, che non riesce a trovare la strada di casa. No, non ho assolutamente voglia. No, non lo mollo, ragazzi, ma stasera chiudo, perché a parte che sono già le 11. Ma figa, basta, figa, sto impazzendo. È tutta la serata che stiamo girando per le stesse tre stanze, mi sto un po' tirando scemo. Ah, mi hanno ridato i soldi di Starfield, ragazzi, mi hanno ridato 99,99 €. Ce l'ho fatta dopo 4 ore di gioco, stranamente mi avevano negato il refund, ma poi io ho insistito e alla fine me l'hanno dato. Quindi ho vinto, ce l'ho fatta. 99 €, sì, 99 €. 99 scimmie saltavano sul letto, una cadde a terra, si ruppe il cervelletto e poi programmò Starfield. Decise poi a quel punto di fare un videogioco e chiamarlo Starfield. Un ottimo titolo, mi dicono. Quindi comunque ho ricevuto i soldi dentro. Allora, bestiace, perché adesso se ne va a casa? Perché adesso... Per chi si scollega, per chi se ne va...
Sappiate che domani, incredibile gioco, Blasphemous 2, ma soprattutto giovedì siateci, perché giovedì giochiamo a... facciamo 3-4 giochi, c'è cioè la Itch.io Night con 4 giochi horror, uno dietro l'altro, una sequela di scagazzo. Quindi siateci, mi raccomando, che ci si diverte. E invece per quelli che vogliono restare, come al solito, le 4 chiacchiere, poi concludiamo la serata. Io mi prendo all'incirca un 200 ml d'acqua e ci sono. Poi guardiamo il trailer di Loki 2. Sì, ma dai, un po' di musica di sfondo. Ah, sempre alle 21.30, sempre e soltanto alle 21.30, a meno che facciamo la 4 ore e la iniziamo alle 7. Mi devo scrocchiare qualche parte del corpo, ok, più o meno. Ah ragazzi, forse non è stato un buon, ve lo dovevo dire adesso, non faccio le reaction stasera. Quindi avete speso in totale 30.000 punti canale, non faccio le reaction stasera. Perché, anzi, ma mi sa che ragazzi per un po' le reaction le togliamo, perché francamente mi sto un po' rompendo i coglioni. Cioè, nel senso, non è colpa vostra, eh. Non è colpa vostra. È colpa vostra. Perché no, non tutti voi, ma la maggior parte mi chiedono sempre le stesse tre cazzo di cose o robe che palesemente a me non interessano. Quindi mi chiedi di fare la reaction a Billy Best App. Che cos'è? Un'applicazione per rimanere in linea con se stesse? Che cos'è Billy Best App? Andiamo a vedere Billy Best App. Dai, faccio giusto queste reaction per queste qua, queste ultime, per l'amore della pace, poi dopo ci buttiamo su gli altri trailer che dobbiamo vedere. Billy Best App trailer. Ma che è? Ma che è? Humble Games, giochi umili e umiliati. Presents. Regalo. La traduco io per voi. C'è una volpe alata e un gatto capra. Ricorda fottutamente Amanda the Adventurer. Trying to steal my stuff, ah sì, lo conosco. Allora, ispirato ovviamente a Cup Ahead, questo gioco è stato fatto da una sviluppatrice che ho seguito lo sviluppo di questo gioco in realtà. I disegni, guardate, i disegni fanno schifo. C'è un Axolotl, che carino. Però il gioco di per sé mi incuriosisce. Dipende però, perché io purtroppo vorrei un attimo capire se è un gioco a ritmo, a rhythm and games, tipo per dire una sorta di Cuphead, ma a ritmo di musica. Tipo vedete queste scene qui, un boss fight. Anche se vedo che ci sono anche sezioni di platform in 3D. Con la visuale, quella diciamo da dietro, classica. Devo un attimo capire perché... Oh, scusate, stasera sbadiglio ragazzi, perché ho paura che possa non essere all'altezza, ecco, di Cuphead. E poi il pupazzo, francamente, mi sta sui coglioni. Però è carino. Ci sta, è molto cute. Vorrei abolire la parola cute, mi dà più fastidio di carino, effettivamente, è ancora più fastidioso di carino. Ma non solo questo, passiamo anche a reaction a trailer Wizard 101. E che? Andiamo a vedere. Kawaii è un chiodo nella pianta del piede, è effettivamente più piacevole. Stavo a scrivere Kawaii 101. Wizard 101. Ma che è? Un anno fa, un turnet base, c'è un gioco a turni MMORPG, c'è un gioco a turni pure online. Non sono interessato, scusami.
Non sono per niente interessato. Wounded, The Beginning. Mi piace il titolo, Wounded. Ah, tra l'altro ragazzi, forse abbiamo trovato un nuovo, ma non titolo in giro, eh. We Were Here Forever, da giocare con Andrea. Attenzione, attenzione. Vedrete, vedrete. Io non dico un cazzo, voi vedrete. Quindi preparatevi, perché sta forse per arrivare qualcosa di interessante. Però aspetta, come si chiama? Wounded, The Beginning. Aspetta, ho scritto Wounds, non so perché è uscito Wounds. Wounded, The Beginning gameplay? No, voglio vedere un trailer. Ah, è un gioco horror. Uscito 4 anni fa. Beh, siamo un po' nostalgici, vedo. Cos'è? Ah, ragazzi, per chi se lo stesse chiedendo, io non vi faccio mai vedere la schermata, se non direttamente il video con la col cattura schermo, perché ci sono cose sensibili sul mio monitor, oscuri segreti che voi non dovreste vedere. E direi che la chiudiamo qua. Va bene? Ok. Ok. Procediamo. Abbiamo hotel, mo è diventato Ote. Se mi ritrovassi in un seminterrato e trovassi un corpo scarnificato, ok, che si muove in preda alle convulsioni, la prima cosa che penserei è: non mi importa, devo uscire da qui. Non di certo poverino ha bisogno d'aiuto. Ma che ha fatto? Ma ci ha baciati? Cos'era? One a dead. Ok, vabbè, allora, non è che sia una merda, per carità, solo che sinceramente ci sono molti altri giochi horror in questo momento che vorrei esaminare, giocare, tra cui anche... E poi anche l'incredibile. Esatto. Perciò prima giochiamo a quelli. Infinitum, comunque, il mio cervello non stava trovando il nome, ragazzi. Però Infinitum lo dobbiamo portare e dovrebbe uscire a breve. Abbiamo poi la serata Itch.io e altri giochini horror che ho già messo nella lista desideri. Comunque, voi tutto quello che mi dite io me lo metto in saccoccia, me lo tengo qua, nel cuore. Il cuore è qui, vicino all'ascella, come sapete, quindi ci siamo. Tavernacle. The Python mi dice Tavernacle. Che cazzo è Tavernacle? Tavernacle. Trailer. Tavernacle o Tavernacle? Che cazzo? No! Cosa ho appena... No! È sbagliato tutto ciò! Meno male che non state guardando. Sembra un medicinale? Sì, è vero. Tavernello. Dino, ma la suora è morta. Ragazzi, Suor Matilda lo continueremo quando gli sviluppatori rilasceranno l'ultimo aggiornamento, perché adesso l'abbiamo completato. Ci serve soltanto il finale del gioco, che purtroppo gli sviluppatori ancora non hanno rilasciato. Che poi, tra l'altro, anche lì, bastardi, pezzi di merda, muovetevi. Questo è il mio messaggio. WhatsApp che gli ho inviato. Serie Netflix Van Helsing, la serie di... Senti, ascolta, allora, Jenkot Alessia, ascolta, dimmi che conosci Van Helsing, dimmi che sai cos'è Van Helsing, prima di Netflix, adesso lo guardiamo Loki. Pronto? Sì, non tu. Certo, ma non te, sto chiedendo a lei. Il film con Wolverine è bellissimo, questo commento è bellissimo, cazzo. Allora, adesso voglio vedere questa incredibile serie su Van Helsing. Mi sta facendo male alla faccia. Ma scusami, ma sta roba è uscita da 7 anni? Ma non ci credo, ma è questo. Chiedo umilmente perdono, scusatemi ragazzi, ma la visione di alcuni contenuti mi crea scompiglio. Ma è sta roba qua? Our world had ended. Vampires had taken over. And I
Mamma mia. L'anime o il film? Ma prendete un tagliacarte e lentamente infilatemelo nella pancia. Facciamo prima. Ma per favore, basta. Ma cosa vi ho fatto stasera? I'm nothing special. Somebody thought you were. You want me? Here I am. Van Helsing, a new original series coming this fall on Sci-Fi. Sci-Fi. Ma allora, però scusatemi, non è quello di Netflix. Quindi ce n'è un altro, capisci? Questa è la cosa che mi preoccupa, che ce n'è un altro ancora. Non va bene, bisogna dire basta, fermi. Vabbè ragazzi, che dire, Van Helsing è un fumetto che francamente trovo abbastanza interessante, che poi ha portato ovviamente anche al film, che diciamo l'ha reso un po' più celebre, okay? Uno dei tanti cinecomics di cui la gente non aveva idea, un po' come la leggenda degli uomini straordinari, anche quello tratto da un fumetto. E Van Helsing con Hugh Jackman è un bellissimo film, con una CGI tra l'altro che ancora oggi, cazzo, ci sta, è fatta molto bene. Ora basta, non c'è altro da dire ragazzi, quello è Van Helsing, il resto è fuffa. Poi non mi dire più anime su Van Helsing, perché sto male. Non esiste un anime su Van Helsing, fidati, quello che tu hai visto è una porcata. L'anime su Van Helsing non esiste e non deve esistere. Allora, cos'altro mi avete chiesto, cari? Hai visto One Piece? No, non ho avuto il piacere di vedere One Piece, ma ho visto una clip molto divertente dove si vede Zoro che si lancia, rotola, e la spada di plastica si... cioè, rallentatore, fanno vedere, cioè, l'attore che fa Zoro si lancia, fa una capriola, cioè, e le spade che si piegano perché sono fatte di plastica. Eccellente. E quindi, insomma... Vabbè, allora, Loki stagione 2. Andiamo a vedere il trailer di Loki stagione 2. La prima stagione di Loki l'ho trovata col senno di poi completamente superflua, anche se purtroppo con quella stagione di merda, ed è qui la stronzaggine della Disney ultimamente, a parte che io a Loki avrei proprio dato dei film, cioè nel senso al personaggio di Loki avrei dato dei film e non una serie TV, però la serie TV di Loki è importantissima perché apre alla stagione 4, nel senso che se non si vede quella non si capisce un po' che cosa cavolo sia successo per quanto riguarda gli sbalzi dell'universo, cazzi e mazzi temporali, quello che è. E... vediamo un po' se riesco a trovare 4 ore fa. Che è sta musica? Beh, partiamo bene, sentite. Quello che sto per... No, scusatemi, era partita la pubblicità. Allora, fermi. Comunque, la stagione 1 l'ho gradito soltanto le prime tre puntate, perché poi francamente l'ho trovata molto scialacquata. E il finale non l'ho ben capito. E... basta. Come ogni serie della Disney dei supereroi, le ho trovate tutte scadenti, se non forse stranamente Okai, che io poi ho definito Okai, una serie ok, dove però il problema qual è? Il personaggio che è, come cazzo si chiama? Occhio di Falco, che vorrei sinceramente che venisse... investito da un furgoncino di gelati, perché io penso che non esista cosa più inutile di lui nella squadra degli Avengers. Forse ancora più inutile Vedova Nera, Scarlet Witch, non ce la faccio. Daredevil? Cosa? Daredevil inutile? Cosa? Daredevil è il conquilino di Spider-Man, per chi non lo sapesse. Vabbè, vediamo sto cazzo di... No, una minchia, no. Thanos è morto. Grazie. Grazie. Dirti sarà difficile da credere. Di nuovo. Allora. Sono stato
sbalzato nel tempo, fra il passato. Bellissimo. Mi piacciono un sacco queste movenze. Incredibili. Il presente e il futuro. Sta andando tutto a farsi... Oh no, ha detto una parolaccia? Oh figa, presto, dobbiamo censurarlo. I bambini non lo devono sapere. Afferrate i bambini e lanciateli fuori dalle finestre. Via, giù dal salotto. Non lo devono sentire. Esatto. Ha detto esatto. Non pensare che sto coglione, Dio boh. E in tondo giriamo. Va bene. Di nuovo. Ma scusatemi, io con tutto il rispetto del mondo, ma Loki, divinità non reina della discordia, del dissenso, di tutto ciò che c'è di malvagio nell'uomo, un completo imbecille sminchiato dalla Marvel, ok, per carità, ma di non reno, di vichingo, ma che cos'ha ormai? Cioè non c'è più niente che mi faccia pensare che sto stronzo sia un alieno di Asgard, nulla, è un tizio con uno smoking abbastanza inglesotto che salta da una linea temporale all'altra. Ma io adoro Loki, ma a me non me ne frega un cazzo, non capisco per quale motivo debbano aver stuprato in questo modo il personaggio. Mi spiegate perché? Cioè, non è più lui, tralasciando sta scema che vabbè, lasciamo perdere, va, che pure lì storia d'amore. Tu è talmente pieno d'ego che si innamora di se stesso, versione femminile. Vabbè, lo farei anch'io, nel senso. Però non importa, cioè, nel senso, io sono io, lui è lui, no? Canti in asgardiano. Ah, giusto, sì. Punisher il migliore? No. La serie migliore che c'è, secondo me, sui supereroi rimane quella di Daredevil. Punisher l'ho trovato un po' ripetitiva, noiosetta, per quanto mi piace il personaggio, l'attore, che è bravissimo, però ragazzi, la prima stagione di Punisher, e la seconda non ce l'ho fatta a guardarla, è una sequenza di puntate dove il punitore continua a dire e a ripetere che un bel giorno si sveglia e gli ammazzano la moglie. Se voi andate a rivedere le stagioni di Punisher, sono prima puntata quello che è successo alla sua famiglia per 20 minuti, poi 20 minuti di tipo una sorta di flashback, no? Quindi sono sempre questi flashback di quello che è successo. Beh, che quello che è successo, sia che è morta la sua famiglia, lo ripetono ogni 10 secondi. C'è sto stronzo col naso rotto, no, che ogni volta sogna che hanno sparato a sua moglie. Se mi ricordo se Sara o Marta, non mi ricordo come cazzo chiama. Due coglioni. Così tutta la stagione 1 è così. Basta, abbiamo capito l'incipit, abbiamo capito perché questo è svalvolato. Possiamo andare avanti con la trama? Quindi, insomma, hanno confermato The Last Witch Hunter 2. E che? Quello con Vin Diesel? Se è un film con Vin Diesel, non lo voglio vedere. C'è un film con Vin Diesel? Che cazzo è The Last Witch? Non lo so cosa sia The Last Witch Hunter 2. Perdonatemi. Ma c'è Vin Diesel? Win Diesel, tra l'altro. Sì, è con Diesel. Ma che film è? Un vichingo che uccide le streghe. Vin Diesel è un vichingo? Cazzo. C'è Vin Benzina senza piombo. Vincenzo Benzina. Certo che Viking l'ho visto, dopo la quarta stagione, Viking finisce la quarta stagione, il resto è fuffa. Tra l'altro Viking fino alla quarta stagione è una delle cose più fighe che sia mai stata fatta in termini di serie TV. Su Netflix c'è Ragnarok, finlandese, quello è molto più figo. Ragnarok io non ce la faccio più, ragazzi, a vedere in generale la mitologia norrena. Nelle cose, è un tema che mi ha veramente fracassato i coglioni, cioè lo dico tranquillamente, mi sono proprio rotto le balle. E allora, ormai è un po' una nicchia, perché non è che viene riportato, però a me mi ha rotto proprio il cazzo, non ce la faccio più, quindi lo lascio andare.
Basta, è tempo di passare oltre, ragazzi. No, vabbè, ma allora, con tutto il rispetto possibile, perché alla fine la mitologia norrena è spettacolare, però l'hanno talmente spremuta che l'hanno ficcata dappertutto, letteralmente dappertutto, che adesso non ce la faccio più. C'è persino nei videogiochi, ragazzi, non so se avete notato. Assassin's Creed, God of War e tutto il resto, tutti i giochi indie che sono usciti sui vichinghi, basta, figa, non ce la faccio più. God of War, sì, no, ma per carità, non sto dicendo che faccia cagare, sto dicendo, una volta che il periodo norreno è passato, tra virgolette, mitologia che io continuo, alla quale io sono appassionato e continuo a leggere, per carità, cioè non è quello il problema, però dico il resto, francamente non lo voglio più vedere, anche perché poi cosa fanno? Prendono solitamente la Genesi, due sono i temi caldi della mitologia, o la famiglia Odinson, quindi tutti i figli di Odino e compagnia bella che si scannano a vicenda, e, tra l'altro ironicamente dicendo che Loki è il fratello di Thor, cosa che non è vera, ma vabbè, semmai è il fratello di Odino, ma facciamo finta di niente, tutta sto pappardella di roba la vanno, cioè o è quello, quindi il concetto di loro che si menano, di loro che c'è screzio tra i personaggi eccetera, oppure è la genesi del creato attraverso quella che è la mitologia norrena. Questi sono i due punti focali quando si parla di mitologia norrena, e il fottuto Mjolnir che lo fanno sbagliato sempre, non è un martello di merda quadrato, il Mjolnir non è fatto così, oh figa. Mjolnir è fatto come la collector di God of War. E cazzo, è un martello fatto a V. È un martello medievale. È un martello piccolo, col manico piccolo. Tra l'altro, non è una roba che spara fulmini. È una stronzata che spara i fulmini. I fulmini venivano fuori quando Thor colpiva i suoi nemici. È un'altra cosa. Lui incanala. Non è che incanala il tuono nel martello. Che cazzo è sta puttanata? Dighe. Che è sta stronzata? Sono rotti i coglioni. Hanno violentato ogni sorta di mitologia a fini commerciali. Mi va bene, però basta, adesso mi sono rotto le palle. E quindi God of War è perfetto, sì. E la dimensione del martello cambiava, piccola, grande, chi che sia, poteva rimpicciolirsi. E l'asta del martello, perché era manico corto? Non perché piace di più, come si vede in quella cagata della Marvel, che c'è quel rincoglionito che dice: ah, mi piace col martello, il manico corto, così lo impugni meglio, hai più slancio. No, cretino, è così perché i nani, mentre lo stavano facendo, erano stati infastiditi da Loki e purtroppo non l'hanno finito. Il martello doveva essere lungo, doveva avere il manico lungo, era un martello a due mani, un maglio da guerra, lungo. E invece purtroppo Loki ci ha ficcato dentro il suo, è geloso, ha ficcato dentro, si è trasformato in una mosca, ha infastidito il fabbro nano che lo stava costruendo, sta sclerato e non ha finito il martello. Questa è la storia, cretini. Oh, difficile. Tipo nell'anime Ragnarok. Basta! Basta! Ma Ytir come sta? Si sta evolvendo lì con l'altro. Che hai sul braccio destro? Un martello. Hai visto Moon Knight per caso? Sì, l'ho visto. Moon Knight è carino. Mi piace molto il personaggio. È che non si capisce un cazzo della trama. Vabbè, forse sono limitato io. Cosa potrei fare se volessi chiederti di vedere il trailer di The Last Witch Hunter? Ti imploro. Cosa dovresti fare? Cosa potrei fare se volessi chiederti? Sai che non ho la minima idea di come risponderti. Wutan 100%, attenzione. Vogliamo fare una squadra, facciamo una votazione. Wutan o Ytir? Chi vince? Figa no. No, ma ragazzi, adesso lo guardo. Sì, lo guardiamo questo trailer. Lo guardiamo. Sono curioso di conoscere questo. Come si chiama? Ho già perso il commento. The Last Witch Hunter. Io, ragazzi, vi devo dire una cosa. Non so il motivo per cui non ho mai visto un Fast and Furious è per il 90% Vin Diesel. Non lo sopporto, cioè non ce la faccio. Quindi se mi dici che c'è Vin Diesel, io purtroppo non lo guarderò. Quindi se c'è anche il 2, io ancora per due volte non lo guarderò.
Ah, ecco, guardate, guardate invece un bel film horror che dovreste vedere. Guardate, guardate. Vabbè, horror, per modo di dire. Pearl! L'abbiamo visto ultimamente. E ci è piaciuto. Parla di questa psicotica bastarda che è costretta a vivere una vita molto, diciamo... come possiamo definirla? Casa e chiesa. Costretta a vivere in una fattoria, con un padre disabile, una madre molto apprensiva. Diciamo che lei inizia un po' a rompere quella che è la sua realtà e inizia a fare cose. E inizia a fare cose che adesso non vi dico. È veramente figo questo film, mi è piaciuto un po'. Qua c'è, vedi, c'è lei che sta per dare l'impasto, il babbo allo al coccodrillo. Non lo fa, tranquilli, non lo fa. Lo fa due volte, capirete perché. Voglio essere speciale e ballare sul grande schermo come le belle ragazze del cinema. Vedete, lei voleva fare l'attrice ed è finita per fare l'assassina, un classico. Posso permetterti di uscire da questa fattoria? Non vi dico altro. Guardate sto cazzo di film. Ma sono io? Cosa, il coccodrillo o le uova del coccodrillo? Qualcosa, Dax? Mi sono confuso, cosa? Pearl si trova su Netflix? Non ne ho idea. Cercate, non lo so. Questa scena non ve la posso far vedere. Twitch contestualizza. Loca è molto buona. Poi... no, però dovevamo vedere il trailer di, scusatemi, perché qui tra una balla e l'altra mi sono confuso. Giustamente mi viene fuori il trailer di The Witch. Come Dio comanda. The Last Witch Hunter trailer. Come cazzo è qua? Trailer. Boom. Vediamo un po', vediamo un po'. L'ultimo cacciatore di streghe, 7 anni fa. Minchia. Sono 7. Quanti anni ha? Quanti anni ha quest'uomo? E non si estingue. Hai assaporato più vita di quanta io possa mai immaginare. Mamma mia, ma che cazzo di cosa ho appena visto. Pardon. Ecco, non potevano fargli fare uno dei 7 nani di Biancaneve? Secondo me ci stava meglio. La barba proprio posticcia, figa, proprio incollata. Di quanta io possa mai immaginare. Padre. Ma la tua... Ecco, l'unica colpa di Vikings. Puttana vacca. Sta cazzo di capigliatura di merda che pensa... No, i vichinghi non avevano sta capigliatura qui. Non avevano il tomahawk rasati con la cosa... Non è vero. Avevano i capelli a scodella, facevano schifo, si mandano rincoglioniti. La storia non ha una fine. Attenzione, Alfred. Non è facile vivere per sempre. Perché? Che è successo? Perché mo è slavato? Per sempre. Benvenuto, cacciatore di streghe. Ma la barba finta che ha messo a tutti! La tua immortalità ha fatto di te il più grande soldato dell'ascia e la croce. Guidami nel mondo. No, no, no! Ma perché, figa? L'ho visto per un millesimo di secondo. Che cazzo ci fa Elijah Wood in sto film? Ma è un prete poi, ma perché? Adesso voglio il remake di Vikings dove il buon caro Elijah Wood interpreta i panni di dell'amato Athelstan. Grazie, non mi veniva il nome. Ci sta. Guidami nel mondo delle tenebre. Sì, ma non è proprio un prete. Guarda, quello che fa nel privato sono cazzi suoi. Finché c'ha la cosa qua è un prete. È l'unico modo per combattere quello che ci aspetta. Sai di cosa ho paura? Ma scusa, il vichingo che fa il segno della croce agli inglesi in testa? Che cazzo sto guardando? Di niente. Porca
sai di cosa ho paura? Di niente. Dunque ha avuto inizio. Ce la faccio. Non si riesce. Potrebbe essere il ragazzi, è il film più bello del mondo, ma siccome c'è Vin Diesel, io non lo guardo. È una questione di principio. Io non lo guardo. Le streghe più potenti che abbiano mai calpestato la Terra sono qui per distruggerci. La musica è incredibile. Non sono cattivo, sono giusto. Tu pensa, l'ho scritto proprio sulla porta di casa. Cioè, sulla porta di casa mi è scritto: non sono cattivo, sono giusto. Vabbè, copyright sti cazzi ormai, tanto ci pensa Andrea. Ma che cazzo sta succedendo? Perché è diventato Transformers ancora? Vi darò la caccia per sempre. Ma allora, mi potete spiegare uno spoiler solo? Perché si è tolto la barba? A parte perché stava male, a parte questa risposta, perché si è tolto la barba? È l'unico uomo che con la barba sta male, comunque, Vin Diesel, incredibile. Fa caldo. Ah, è il futuro, giustamente, nel futuro si tolgono la barba. Vin Diesel è immortale, quindi cambia. No, che è immortale, l'ho capito, l'ha detto tipo 5 volte dicendo perché tu sei l'ultimo rimasto e sei immortale. Qui l'avevo capito. Hanno dimenticato di farla in CGI. Questo film è di 7 anni fa. C'è un trailer che si chiama "Lui ha 800 anni perché è stato maledetto dalla regina delle..." Ma che è? 800 anni fa? C'era l'immagine di Vin Diesel, scritto "lui ha 800... questo è il titolo del video, lui ha 800 anni perché è stato maledetto dalla regina delle streghe per vivere in eterno. Cioè è il plot twist del gioco, del... Ma è geniale, ma d'ora in poi i film chiamateli così. Ma è geniale, chi è sto qua? Riassunti horror, ma sei un genio, io non ti conosco, mi scrivo. Ma è geniale! Oh, dopo aver mangiato pollo si rende conto... Ma guarda! Oh, ma questo è bellissimo! Dopo aver mangiato pollo si rende conto che le ossa appartengono a una mano umana? È geniale sto cazzo di canale! È così che si fa! Riassunti horror. Ti scrivo. Voglio saperne di più. Questi sono i trailer giusti. Oh, attenzione, aspetta. Ragazzi, l'ultimo minuto. Incredibile. Questo ero io nel passato, ragazzi. Nel senso, non che avevo i capelli, non che ero conciato così. Attenzione, quello che sto per farvi vedere potrebbe essere il preannuncio di una nuova serie di intrattenimento chiamate Reaction. Ma in realtà, perché questo personaggio qui fa quello che si chiama il turismo o parkour, come cazzo si chiama. Urban Survival, urban, non lo so, si chiama Shay o Shy, a me piace chiamarlo Shy. E sto tizio qua se ne va in giro per il mondo ad esplorare le robe abbandonate. Fa video lunghissimi di lui che si nutre di rugiada, come potete vedere dalla sua conformazione fisica. E di lui che appunto sopravvive tra i brichi di questi paesi allucinanti, Croazia, eccetera, o va nei bunker sotterranei insieme al suo amico. E non fa altro che perché volevo farvelo vedere? Perché è andato in Sardegna. Fine. In realtà è stato anche a Venezia, Roma, è stato in ci sono molti posti abbandonati in Italia, strano, dove lui è stato. Ed è uno dei più famosi, diciamo, personaggi. Quindi qualche video lo vediamo di lui. Alcuni durano troppo, quindi sti cazzi. Però qualche video lo vediamo. Mission to Secured Satellite Broadcast Complex. È andato in un cazzo di satellite broadcast complex. Cioè, vedi tu. Bestiacce, fate i bravi e fate i buoni. Ci vediamo domani alle 21.30. Mi raccomando, siateci che si continua Blasphemous. Poi giovedì siateci ancora perché ci sarà la serata dedicata a It, cioè tutti i giochi. 4 giochi che ho selezionato accuratamente. E mercoledì invece con il maestro facciamo un gioco cooperativo che si chiama Starfield. Starfield in 2 giocatori, ossia No Man's Sky.
giochiamo a No Man's Sky, che è più bello di Starfield. Ci vediamo domani alle 21:30, bestiaccia. Ciao.